Nella cattedrale milanese a cinque navate, all'incrocio delle tre navate col transetto, si alza la cupola. È opera dell'Amadeo e fu inaugurata il 24 settembre 1500. Oltre il nuovo coro dei canonici si alza il ciborio a otto colonne in cui è custodito il tabernacolo a forma di torre. È sorretto da quattro angeli in bronzo e fu donato al Duomo di Milano nel 1562 da Pio IV, zio di San Carlo. Alle spalle del presbiterio si trova la cappella feriale, un tempo coro cinquecentesco con gli stalli in noce che negli intagli presentano la vita di Sant'Ambrogio e dei santi milanesi. Il presbiterio, Monsignore, è stato restaurato recentemente? Sì, è stata l'opera di restauro più laboriosa perché è durata diversi anni e si è conclusa nel 1986 in occasione del centenario del Duomo. Il Cardinale Martini ha consacrato l'altare che è stato messo come vuole la nuova normativa liturgica, rivolto verso il popolo, mentre prima era come voleva la tradizione. Ma l'altare è antico? L'altare è quello della Basilica di Santa Maria Maggiore. Sappiamo nella storia del Duomo che la prima basilica fu Santa Tecla e siamo nel 300-400, poi venne Santa Maria Maggiore nell'800 e poi l'attuale Duomo, i cui lavori sono iniziati nel 1386.